Un convegno sulla flora della Presolana, sabato a Castione, ha ricordato Ilex Scarpellini, il noto paesaggista di Alzano e primo presidente dell'Associazione Amici della Presolana, scomparso all'età di 81 anni lo scorso 15 agosto. Vediamo. Buonasera, sono Ettore Tacchini, sono un amico di Ilex Scarpellini e occasionalmente sono anche il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, ma questo mi è stato detto di dirlo e non è una cosa che c'entri con quello che è stasera. È il piacere di partecipare al ricordo di un amico caro come era Ilex, persona che ha illustrato non solo la sua professione di architetto, di paesaggista, di cultore delle cose belle, ma anche si è appassionato ad argomenti importanti come quelli della tutela di questa nostra conca della Presolana dove viviamo, e quindi oggi è un grande amarezza che lo dobbiamo ricordare e non averlo qui presente. E quindi io lo ricordo come un grande gentiluomo e sono particolarmente onorato di aver avuto la sua amicizia, la sua stima e la sua veramente un attaccamento particolare di cui sono molto orgoglioso. È stata una grande persona e sono quelle persone che purtroppo vivono nella memoria, ma che è difficile sostituire. Buonasera, sono Ruggero Marabini, sono socio fondatore e membro del consiglio direttivo dell'Associazione Amici della Presolana. Ho detto due parole di presentazione dell'architetto Scarpellini, nostro presidente onorario, che è mancato la scorsa settimana. Sono veramente commosso nel parlare di lui. È stato un grandissimo presidente, è stato un grandissimo amico, ci ha insegnato ad amare la natura, ci ha insegnato ad amare la natura nelle cose più umili, come le erbe, come le piante più umili, i frutici, che meritano di essere rispettati. Ha voluto fortemente questa manifestazione per presentare la Presolana Regina dei Fiori nella sua bellezza, nelle bellissime cose che ci può dimostrare. Siamo grati a Luca Mangini della FAB di Bergamo per la sua disponibilità a presentare questo servizio fotografico e ci auguriamo che partecipiate alla nostra attività che proseguirà nel periodo di Natale con la presentazione di un libro di Piero Nava, Dalle Grand Jorasses alle Falesie. Piero Nava è stato un grande scalatore bergamasco.